Welcome to the game, popolo del tubo. Qui di nuovo con voi Light Archangel. Allora, oggi parleremo di un gioco di ninja. Si chiama Ninja Blade. La fantasia proprio. Ninja Gaiden, Ninja Blade, il prossimo che sarà? Ninja Foot, non lo so. Comunque sia, allora, Ninja Blade. Vediamo un po' questo gioco di che parla. Allora, io ho già fatto qualche missione, sono arrivato al quarto capitolo, ma insomma torneremo un po' indietro, vi facciamo vedere qualcos'altro. Di più semplice il gameplay e boh, come insomma funziona questo gioco. Ma ve lo dico già da adesso. È un po' una copia tarocca di Ninja Gaiden, eh? Perché se vede che lo stile è quello. La grafica però è notevolmente inferiore. Beh sì, Ninja Gaiden e Ninja Gaiden, ragazzi. Non è che muovo il primo tizio con due calzini che cammina zitto zitto può prendere il suo posto. Allora, come potete vedere qui, vabbè, c'è il menu del gioco, puoi potenziare la spada, puoi potenziare le varie magie ninja, poi elenco mosse, puoi personalizzare l'eroe, ecco. Questa è una cosa simpatica che ci hanno messo in questo gioco. Ogni tanto fanno queste cose simpatiche. Allora, poi cambia tipo di personaggio. Vediamo un po' chi ci sta. Ah, questo è quello che ho modificato io, perché sennò era così. Ho fatto tutto bello nero, tutto cattivo. Poi c'è questo qui senza la mascherina. Beh, il grande cambiamento, ragazzi, eh! Hanno levato la mascherina! La mascherina, cazzo! Non si scherza! Poi c'è questo che mi pare un Tenchu, mi pare un Rikimaru questo. Infatti, dico, ah, come? Allora gli stessi che hanno lavorato qui sono gli stessi di Tenchu? O magari sono dei figli di mignotta che copiano le cose? Secondo me è la seconda. Qui invece abbiamo questo coso strano perché l'hanno fatto? Perché non si sa, lo sanno solo loro. Però l'hanno fatto, vabbè, ok, tanti auguri. Scelgo proprio questo, scelgo proprio questo vestito, così ve lo faccio vedere. E ci facciamo tutti tante belle risate. Eh sì, più o meno. Oh, allora, adesso scegliamo la missione. Ah, tra l'altro volevo dire, che mi ero scordato della recensione precedente di Prison Break, che forse una cosa positiva ce l'aveva quel gioco. Le musiche, almeno le musiche erano fedeli alla serie. Punto, fine. Basta parlarne, non voglio risentirmi male. Anche perché non so come potrei sentirmi dopo la recensione che vi faccio di questo gioco. Anche se sicuramente sarà migliore. Allora, potenziamento spada, no? Allora, scegliamo le missioni. Allora, facciamo una missione tranquilla, vado, vi faccio vedere più o meno com'è. Cambia missione. Ah, sì, facciamo questa, va. Allora, adesso sto per avviare questa missione. Vediamo un po' chi ci sarà, cosa ci sarà. Ah, ecco. Abbiamo uno stronzo che dovrebbe essere il vicepresidente. Eccolo, guardate, guardate! Cosa ha addosso? Cosa sono quei corni? Guardate, e questo è un ninja. Questa è la veste di un ninja. Dai, ma perché l'hanno fatto? È imbarazzante. Ho quel coso lungo in testa. No, saltiamo il video perché mi sto sentendo male. Si è parlato? No, ok. Allora, adesso dovete spiegarmi. Questo è un ninja. Perché sta sopra questo coso corazzato? Cosa insegue? Cos'è quello? Uno stronzo gigante con sopra una mignotta? Cos'è questa roba? Ma perché devono fare queste cose? E certo, devo sparargli. Allora, spariamoli. Gli sto sparando. Ecco gli stronzi volanti che non potevano mancare. È un classico, no? C'è la cacca gigante laggiù e gli stronzi volanti che ti rompono le palle. Ma io dico, ma perché? Perché Mitra? Sono un ninja, cazzo. Qua, continuano a rompere le palle, non valgono niente là. Qui che bisogna fare? Bisogna usare un potere. Cosa sono quelli? Cosa mi lanciano? Che sono? Zombie col cannone? Perché zombie col cannone? Ma cos'è? Ma chi li ha mai visti gli zombie col cannone? Qui bisogna usare un potere, credo. No, cazzo bisogna fare qui?
bisogna solo sparare. Vi ho scelto proprio una missione che era meglio che non me la sceglievo, perché qui che gameplay vi faccio vedere del gioco? Ecco, altri stronzi col cannone, difficilissimi da battere, tra l'altro, potentissimi. Che altro abbiamo? Ah, stronzi volanti. Ma sto giocando a un gioco di ninja o è Call of Duty? Non ho capito. Cos'è questo? Un camion demoniaco? Che cazzo è? Ma perché? Perché un camion demoniaco in questo gioco? Ma cos'è? Ma dai! Di nuovo stronzi volanti. E poi questo gli sparo, no? Che gli spara a fare? Non serve a nulla. Non ha senso. Questa parte non ha proprio senso. Sopra da notare che ho metà vita dell'autoblindo, non si sa perché, non si sa come ho fatto. Ecco, guardate questi! C'hanno un cannone! Quelli avevano il cannone sul braccio! E cosa sparano? Acne? Cioè, veramente! Cioè, zombie, esseri mutanti che hanno un cannone sul braccio! Ma dai! Ecco, facciamo esplodere questo furgoncino. Che non so perché è ancora qui. E bisogna farlo esplodere per levarlo dalle palle, se no non se ne va. Mi pare giusto, no? Ma finiranno mai questi stronzi volanti? O sono eterni? Cioè, guardate. La cosa è deludente comunque, non possono fare un gioco del genere. Cioè, posso capire, ok, facevano una parte breve di lui che spara col mitra. Basta. No, sembra che quasi tutto il livello sia così. Ma vi rendete conto quanto sta durando questa parte? Oh, Ninja Blade c'è scritto! Non Call of Duty Blade! Oh! Cioè, ragazzi! Quanto vogliamo farla durare questa parte? Ecco altri stronzi che si ripetono col bazooka! Gli sto sparando, perché non li colpisco? Adesso cerchiamo di concludere questo pezzo, vorrei far vedere un po' di gameplay. È qualcosa di ninja, me lo potete vedere per favore? Dai ragazzi, su. Ah, sta anche bruciando l'autoblindo, bello. Oddio mio. E pensare che all'inizio sto gioco mi piaceva, quando l'ho giocato i primi livelli. Però così no, tu non mi puoi fare, cioè, gran parte del livello con questa roba su un furgone a sparare con un mitra. Cioè, questo si è allenato anni e anni nella sua vita per diventare un ninja e poi che fanno? Lo mettono qui, su un mitra? Che cosa sono queste? È una presa per il culo, Cioè, è uno scherzo! Non è possibile! Perché gli sparano e non esplode questo qua? Che cazzo è? Ma poi che cos'è? Com'è fatto? Cos'è una pustola? Cos'è un pidocchio? Pidocchio gigante. E guarda questo, guarda che stronzone! Ma cos'ha? Ma cos'è? Ma dai! Cosa sto inseguendo? Ma cos'è un chihuahua gigante? Guardate, un chihuahua gigante! E sopra? Cosa sono quei cosi? Tre peni? Sembrano una tizia con tre peni. Allora, mo si è fermato. Che succede qui? C'ha pure gli occhiali! C'è un chihuahua con gli occhiali. E parla pure. Sto coso gigante ha pure il coraggio di parlare. Ma così. Ah, questa è una cosa simpatica del gioco. Allora, ecco, l'ho mancato, perfetto. Quindi ora che succede? Vi prego, non mi do ancora nel furgone. Oddio. Riuscirò a farvi vedere un po' di gameplay decente di questo gioco? Ormai è diventato il mio sogno nel cassetto. Non voglio più diventare un milionario pieno di soldi, voglio diventare uno che vi fa vedere il gameplay di questo gioco di ninja. Allora, cosa devo premere? Schivata, ok. Ma questa è una cosa carina, che interagisci col filmato e premi questi tasti. Però non in un furgone. Cosa c'è adesso? No, non ci credo. Oh Cristo no! Un treno demoniaco! Perché? Perché un treno demoniaco? Ma questi sono pazzi! Ma fammi mettere subito le cose esplosive così me lo levo dai coglioni. Ma un treno demoniaco mi fai?
spariamo in continuazione, così il treno se ne va. Vai, vai. Vediamo se devo perdere, eh. Vai, spara. Cioè, ma vi rendete conto? Sto sparando a un treno demoniaco. Ma quanto può essere triste questa cosa? Ma che devo fare? Ok. E il treno ce lo siamo tolto dai coglioni. Ma poi cos'è? Perché? Perché questo treno? Qual era la difficoltà? Cosa mi faceva questo treno? Hm? Lo scopo di vedere questo treno è sparargli. Boh, non si sa. Vabbè, qui altri stronzi. Dai, forse stiamo per concludere con questo furgone, eh? Forse. Beh, ragazzi, dove sono? Cos'è questo? Cos'era quello? Cosa cazzo è questo? È un granchio! Ma dai, ma che cos'è? Che dopo un chihuahua gigante è un granchio? No, ragazzi. Ma io non ci credo. Cioè, un granchio gigante. Ecco, il furgone se n'è andato a fare in culo. E ora immagino che devo affrontare il granchio gigante. Oddio mio. Ah, potete notare qui c'è pure la corsa da schizofrenico apoplettico. Ma io non posso giocare a questa roba, però, ragazzi, cioè, mi vergogno. Che gameplay vi faccio vedere qui? Cioè, ma porca di quella puttana. L'ho denudato, ragazzi. Ragazzi, poverino. Ma cosa fa? Cosa sono quei raggi? Perché un granchio ci fa i raggi laser? Cos'è un Mazinga versione granchio? Mi sta per schiacciare. Ops, non mi ha schiacciato. Eh beh, è difficilissimo, ragazzi, eh. Un granchio di una difficoltà mostruosa. Abbiamo levato una zampetta. Ce la famo? Te muovi? Dai, eh. Ok. Ora vediamo di fare anche l'altra zampa. No, salta via, vattene via. Oh, te permetto. Ma che fai? Te ne vai? Oh. Ma io dico, tu guarda se devo giocare a un gioco del genere. Ma dove sono i combattimenti ninja? Cosa fa? Vabbè, fa la corsa da schizofrenico, d'accordo. E poi? Oh, amato. Ma tu dimmi se devo affrontare un granchio gigante. Ma dai. È una cosa imbarazzante. Oh, che fa? No, ragazzi, cambio missione, perché farvi vedere un gameplay così è una vergogna. Allora, e che vi faccio vedere? Sto 30 anni ad affrontare un granchio. Dai, ci prendiamo per il culo. Allora, cambiamo missione. Proviamo la prima, va. No, un granchio gigante no, però. Dopo il treno demoniaco, un granchio gigante no. Ma cos'è questo? Ninja Blade. Vabbè. Ninja merda. Non Ninja Blade. Cioè, dai, dopo Prison merda abbiamo Ninja merda? Dai. Allora, vediamo se qui a questo livello vi faccio vedere un gameplay decente. E pensare che mi piaceva pure questo gioco, però quando ho iniziato a vedere queste cose strane. Vabbè, sì, d'accordo. 2000 morti. Fuori uno. Fuori due.
Ah, c'ho sempre gli stessi vestiti, non li ho cambiati, e vabbè, chi se ne frega tanto. Non è che mi migliora. Di nuovo. Ecco, ancora colpito. Allora, vediamo un po', va. Posso farvi vedere un po'. Questi cosa sono? Ah, sono gli zombie. Che bello, un gioco di ninja dove devo affrontare tutti i zombie schifosi mutanti, eh? Allora, già qui vi faccio vedere un po' di mosse. È già, diciamo, diverso da farvi vedere uno che sta tutto il tempo su un mitra. Ecco qui la corsa autistica. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Ma io prendo te. Ecco qui. Olè. Vabbè, fallito. Una cosa carina di questo gioco è che premendo i tasti in successione quando te lo dice lui, fai delle mosse speciali. Ma cos'ha? Ha riso troppo e gli è rimasta la bocca aperta. Poverino, mi dispiace. Allora, andiamo di affrontare questi tre stronzi. Ecco qui. Sono riuscito a fare una combo perfetta. Ma come gioco, diciamo che può essere anche carino, però non mi possono mettere stronzate con un treno demoniaco e un granchio gigante, cioè mi pare un po' esagerato. Infatti Ninja Gaiden su queste cose non pecca, perché comunque sia, i mostri sono fatti bene. Poi soprattutto se gli mettono un mostro, devi affrontarlo per bene, lui ti combatte, ti attacca. E un treno demoniaco cosa faceva? Mi inseguiva, che è Chiapparella? A parte che pure questi stronzi non è che fanno granché, eh. Cioè, veramente. Questo ha studiato anni e anni per affrontare queste caccole, questi escrementi. Questa specie di Hulk con la lebbra. Non urlare. Poi se sbagli, ovviamente cosa succede? Devi rifare il pezzo, vabbè, ma quello non è un problema. Ecco qui, mo chi è? Ah, eccolo qui, il nostro simpatico ciccio merda della situazione. Wow, Andy, Lo affronto, poi veramente chiudo perché mi sono rotto le balle. Un untore, untore. Untore perché unto? Si è bruciato con la padella? Cioè. Ah, sconfiggi il gigante butterato. Ok, allora sconfiggiamo il gigante butterato. Molto fa. Da notare che in questo gioco i boss sono fortissimi, eh. Sì, come uno sputo praticamente. Ecco, un po' di fuoco. Ma io lo frego perché ho l'incantesimo. Guardate, guardate come muore. Cioè, ragazzi. Difficilissimo, eh? Lo so, è un boss coi contro coglioni questo. E poi sono i boss, ragazzi. Mica Dark Souls, ragazzi. Qui non si scherza. Veri boss cazzuti. La combo mi sta riuscendo per la prima volta tutta di seguito. E niente, è archiviato. Difficile, eh? Lo so, diffi molto difficile. No, è ancora vivo. Cosa abbiamo deciso? Quelle fiamme sembrano pericolose. Ma chi è? Abbiamo un aiutante. Aia. E chi sei? Beh, almeno sembra vestito decentemente. Poi è carino vedere che ci sono altri esseri umani oltre a me. Insomma, metteva un po' di ansia il fatto che ero solo contro tutti questi esseri schifosi. Palazzo che crolla. Bene. Il mostro se ne va. Sta scappando, fatelo sfuggire, Andy. Contaci grasso come sarà facile seguirlo. Sì, tanto alla fine lo devo seguire io, lo devo far fuori io, quindi che fate a fare questi discorsi? Sì, non intralciarmi. Intanto sono io che l'ho sconfitto. Non intralciarmi, ma vai a cagare. Pirla. Allora, vi faccio vedere un altro pochetto, dopodiché penso che basti per chiudere il gameplay. Allora, ora qui c'è la schizofrenica. Probabilmente
ascolta lo schizofrenico, vediamo un po' cosa dice il tizio. Usa la velocità contro la gravità per superare questo attacco. Vabbè, sì. Faccio così, corre per i muri. Ma questa è una cosa carina. Soprattutto perché, da quello che ho capito, finché non lascio il tasto questo continua a correre. Questa è una cosa simpatica, mi piace. Ogni tanto c'è qualche chicca carina questo gioco. No, ma la corsa da schizofrenico non è niente male, Infatti, poi all'infinito non c'è una barra che si consuma. Poi, allora, ma che cazzo? Ora devo correre qui. Ecco altri zombie che sono fuori dalle casse. Niente, quelli mi aspettavano. Ecco, mi ha fatto la sorpresina, mi hanno fatto. Sì, vabbè, vuoi morire? A giudicare. Che altro fa? Che succede? Chi è? Oddio, di nuovo lui. Vabbè ragazzi, su. È arrivato questo. Mi ha aiutato. Che gentile. Grazie mille. Oh, è diventato più piccolo. Ma guardate, guardate cos'è. Guardate che una cos'è. È una cacca, una cacca con le gambe. Briga, dobbiamo seguirlo. Devo seguirlo perché sono io che lo affronterò. Non quickly. Quickly. Non so dove dovevo mettere il quickly. Allora. Vabbè, qui salta. Eccoci qua. Da notare il panorama. Ah, vediamo la cosa delle nuvole. Allora, si muovono le nuvole? Fermo, che cosa interessante! Le nuvole non si muovono. Ah, bello, bello. Proprio un gioco che piace a me, Sì, sì. Proprio un gioco che piace a me. Poi vediamo sotto. Traffico zero. Macchine niente, nessun passante. Wow. Una città completamente deserta. Bello, bello. Bel realismo. Bel realismo, ragazzi. Vabbè, scegliamo, saltiamo. Ok. Stavolta il muro, vabbè, sì, le solite stronzate ninja. Beh, almeno qualcosa di ninja ci sta, perché sennò Ninja Blade, ragazzi. Ma di che? Ma poi Ninja Blade, perché hanno unito la parola Ninja Blade? Perché fa più ninja? Così uno, se non capisce che questo è un gioco di ninja, lo capisce dal nome. Ma dai, ragazzi. The beast is getting away. Hurry. Abbastanza banale, potranno solo un po' di fantasia. Vabbè, comunque sì. Fatto un altro bel salto. Altri salti. Ecco, eccoli qua. I nostri bei stronzoni. I nostri stronzoni col bazooka. Io li voglio vedere meglio questi cosi. Guardate, guardate come sono fatti. Guarda, cosa hanno sul braccio? Cos'è un... cosa cazzo è? Un gigantesco pene? Oddio, hanno un pene sul braccio! E hanno anche tre palle! Che ragazzi, disgustoso! Ma direi che... sconfiggo questi tre... e poi possiamo chiuderla qui, perché... veramente... io amo il mondo dei ninja, ma dopo questo gioco... il mondo dei ninja... sarà condannato a morte per sempre. Ma i dettagli grafici... sì, vabbè, non è fatto malissimo graficamente, però si vede che è una brutta copia di Ninja Gaiden, ragazzi, Si vede palesemente. Magari in alcune cose action, tipo le interazioni con i tasti, c'è un po' più azione, però... se vuoi giocare per un gioco di ninja... vabbè, io intanto consiglio Tenchu, questo è poco ma sicuro. Però se no, anche Ninja Gaiden può andare. Questo per ultimo, guarda. Cioè, infatti li ho finiti tutti e questo l'ho preso per ultimo. Se no, col cavolo che non ci sarei dedicato, ragazzi. Ma dai. Vabbè, qui c'è di nuovo lo stronzone. Ogni tanto arriva sto bacucco ad aiutarmi. Usa il vento per spegnere la fiamma. Dai, spegniamo questa fiamma. Così siamo contenti. Guardate la maschera. Che pugno in un occhio. Allora, comandiamo gli elementi. Facciamo così. Ora.
Ah, quindi è un gioco dove sono anche un pompiere, praticamente. Ah, che cosa carina. Direttamente da Fisher Price, pompiere ninja in azione. Allora, però siamo in potere. Miriamo. Ecco qua. Però facciamo una cosa simpatica e carina. Così concludiamo questo gameplay. Ah, non mi posso manco buttare di sotto? No, ragazzi, non ci credo. Cosa c'era? Un muro invisibile? Ah, per la serie Muri Invisibili, eccoci qui, ragazzi. Guardate, dopo questo. Che altro c'è? Vabbè, la vita delle fialette. Vabbè, direi che per oggi può bastare. Il gameplay ve l'ho fatto. Se vi fa cagare mettete non mi piace, se vi piace sapete cosa fare. Per il resto, dare un voto a questo gioco. Ma gli do. No, non lo so. Vabbè, la sufficienza gliela posso anche dare. Ma non oltre, non oltre perché comunque la cosa del treno demoniaco mi ha veramente. Mi ha spiazzato, cioè non so proprio cosa dire. Poi il granchio gigante, il Chihuahua. Ve lo ripeto, volete un gioco di ninja? Fatevi Tenchu. Fatevi Ninja Gaiden. Se poi li finite e non sapete a che giocare, giocate a questo, ma. Basta, la finisco qui. Grazie a tutti, al prossimo gameplay. Brutti stronzi!